Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Se io fossi Alain Elkan con due N finali, se io fossi Alain Elkan, sarei il padre di John Elkan. E questo bel signore che appare in questa pagina del quotidiano torinese La Stampa odierna sarebbe mio figlio, John Elkann. E John Elkann è il capo della Fiat. Poi la Fiat ha una forte compartecipazione dentro l'Arizzoli. Cioè John Elkann è proprietario anche di un importante pezzo dell'Arizzoli, vedete? Allora, dentro l'Arizzoli ci sono tante altre case editrici, tra cui la pregiata casa editrice Bompiani. Quindi se io fossi Alain Elkann e quindi padre di John Elkann, io avrei le porte aperte nella casa editrice Rizzoli e avrei le porte aperte anche nella casa editrice Bompiani. E quando io entrassi, io, Alain Elkann, padre di John Elkann, entrassi dentro la Bompiani, tutti i signori della redazione si alzerebbero in piedi, si leverebbero il cappello e mi verrebbero a stringere la mano. Allora, se fossi appunto Alain Elkann, padre di John Elkann, potrei pubblicare tutti i libri che voglio per la casa editrice Bompiani, perché la casa editrice Bompiani non si permetterebbe di dire di no a un qualsiasi dei miei manoscritti, capito? Se permette, infatti, Alain Elkann, padre di John Elkann, il quale è capo della Rizzoli, Alain Elkann ha già pubblicato 20 o 30 romanzi per la casa editrice Bompiani. In pratica ne ha pubblicato uno all'anno negli ultimi 15 o 20 anni, uno all'anno, tutti ottimamente recensiti, tutti ottimamente recensiti. Io invece ho fatto tanta fatica. Io, non essendo io Alain Elkann, quindi non essendo io il padre di John Elkann, io mi devo arrangiare così, come fanno gli outsider, come fanno i parvenu, mi devo fare le cose che devo fare da me. Questa è la disgrazia, che io non sono Alain Elkann, non sono il padre di John Elkann. John Elkann è il capo della Fiat e ha un bel pezzo di proprietà pure alla Rizzoli, e dentro la Rizzoli c'è anche la casa editrice Bompiani. Cari amici, le cose vanno così a questo mondo, d'accordo, cari amici? Ma io non mi lamento, cari amici, non mi lamento. E come outsider ho già fatto tutto quello che potevo fare. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.